E allora ve lo dicevo prima, abbiamo in collegamento il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino all'incontro tra il G20 Spiagge e l'onorevole Bonaccorsi, c'era anche il primo cittadino ischitano. Ebbene, sindaco, buonasera. Cosa vi spinge a ritenere di essere pronti per il 1º giugno? È stata comunque anche un'esternazione provocatoria, ma al tempo stesso concreta perché c'è voglia di ripartire. Allora, sì, Vincenzo, abbiamo partecipato l'altro giorno a una call, a una conferenza virtuale con la Buonaccorsi, sottosegretaria al turismo, con il G20, che è l'organismo che raccoglie i comuni che governano territori a maggiore vocazione turistico-balneare. Già nelle settimane precedenti c'era un'interlocuzione accesa e forte con il governo e con il ministero, rispetto a quali sono fatte delle richieste concrete di sostegno al tessuto economico di tutti i territori a forte vocazione turistica dell'Italia. E il Comune di Ischia ha partecipato a queste richieste e ha partecipato a questa conferenza. In questa conferenza, in maniera provocatoria, proprio per dimostrare che i contributi che si stanno chiedendo non sono contributi assistenzialisti, ma sono contributi di responsabilità, dove c'è un tessuto economico che vuole diventare parte dirigente della resa. Si è dato come termine ultimo per l'inizio della stagione turistica il 1º di giugno. Chiaramente, entro quel termine, bisogna che si varino i protocolli sanitari, stabilendo le regole che bisogna eseguire, regole che non devono consistere nella ospedalizzazione delle attività economiche dell'accoglienza, ma che quindi devono essere sopportabili, sostenibili, e materialmente un sostegno all'economia reale, specialmente per quanto riguarda il mondo del lavoro. Partire con la stagione turistica significa garantire l'occupazione a una fetta importante dei nostri 15.000 lavoratori dipendenti stagionali sul nostro territorio, e significa in qualche maniera metterli in condizione di poter sostenere le esigenze delle loro famiglie. La situazione del comune di Ischia, dell'isola di Ischia, è una situazione comune a tutti i territori turistici, e noi nell'ambito di questa dialettica stiamo cercando di farci sentire forti dal governo centrale per avere dei dispositivi di sostegno e di aiuto che ci consentano di superare questo periodo della stagione 2020. Sindaco, come si presenta il territorio? Mi riferisco in particolare a quello isolano. Effettivamente, se siamo pronti come Isola d'Ischia per questo appuntamento e comunque se avete sentito già i nostri balneari, quindi per capire materialmente di che cosa ancora abbiamo bisogno, oltre a quello che diceva lei, quindi anche di una data certa per ripartire. Ma Ischia, secondo lei, è pronta? Non è pronta ancora perché ci sono ancora dei cantieri aperti. Per esempio, se pensiamo al comune di Ischia, abbiamo il cantiere a Piazza Anticareggio, il cantiere aperto a Piazza degli Eroi, ma lavorando in maniera, diciamo, veloce e spedita, si possono chiudere e ci possiamo far trovare pronti, se non per i primi di giugno, ma per la metà di giugno possiamo far trovare il territorio in un assetto, diciamo, tra virgolette, buono da un punto di vista estetico. È chiaro che dobbiamo utilizzare questo lasso temporale che ci separa dall'inizio materiale dalla stagione turistica per risolvere alcune questioni, come anche la stessa organizzazione dei controlli sanitari da effettuare sui porti di partenza e i porti di arrivo della nostra isola, perché chiaramente dobbiamo coniugare l'esigenza economica di avere una stagione turistica, diciamo, comunque avviata, con l'esigenza di garantire la salute dei nostri concittadini, degli operatori turistici, ma degli stessi ospiti che decideranno di venire sulla stessa isola. E sotto questo punto di vista ci stiamo adoperando e stiamo lavorando per innescare le giuste interlocuzioni con i responsabili dell'ASL e dell'assessorato alla sanità della Regione Campania per garantire il perseguimento di questi obiettivi.